Siamo di nuovo qui con il percorso sulla cultura della prevenzione. Questa sera è tra noi il dottor Giorgio Caraffa, che è direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa della nostra area vasta. Che cosa è l'osteoporosi? Dovendo fare anche delle specificazioni, credo, anche sulla definizione di tessuto osseo, che è il suo campo. Già partiamo dalla definizione di osteoporosi. Ricordiamoci che tutto ciò che finisce in osi vuol dire fatto degenerativo. Quindi osteoporosi è un fatto che purtroppo nel nostro andare in là con gli anni può essere, si può verificare. Che cosa succede all'osso? L'osso è una struttura fatta da soprattutto da calcio, il calcio, che deve essere fissato a livello dell'osso. E la fissazione del calcio è dovuta grazie a delle cellule che si chiamano osteoblasti, i quali nell'età giovanile sono moltissime. Poi dopo chiaramente con il tempo un po' di osso viene riassorbito e questo è dovuto a un'altra, diciamo, categoria di cellule che sono gli osteoclasti. Quindi all'inizio abbiamo molto più osteoblasti che hanno il compito di dare maggior densità di calcio all'osso affinché l'osso si rafforzi, si fortifichi. Proprio perché è il nostro chassis, ci deve mantenere, considerando anche che noi dobbiamo vincere la gravità, quindi in stazione eretta, mentre gli osteoclasti sono inferiori. Andando in là con gli anni c'è il bilanciamento.